Buon pomeriggio a tutti i tifosi collegati, siamo in compagnia di Gennaro Acampora, uno dei volti nuovi del nuovo Bari. Prego Antonio Guido del Corriere dello Sport. Benvenuto Acampora, tu che sei nato nel segno di Maradona, no? con i tuoi piedi, quante magie? Intanto buongiorno a tutti, grazie per l'accoglienza. Ma sicuramente Diego per noi napoletani è una figura importante, è osannata come un dio dalle nostre parti, quindi è impossibile insomma avvicinarsi a lui, però ovviamente darò il massimo con i miei piedi. Ma sicuramente come caratteristiche principali è il calcio. Calciare in porta sicuramente è una delle mie caratteristiche, poi sono un giocatore di forza e una buona tecnica secondo me. Prego Michele Carofiglio. Buon pomeriggio, possiamo dire finalmente Acampora è arrivato a Bari, perché il direttore sportivo Ciro Polito ci aveva detto in conferenza stampa: Acampora era un mio pallino fin dall'inizio del calciomercato, però il presidente Vigorito continuava a rifiutare le nostre offerte, quindi finalmente insomma ce l'hai fatta ad arrivare a Bari. Sì, intanto ringrazio il direttore per le parole espresse nei miei confronti, è sicuramente un attestato di stima importante. Sì, c'è stata una lunga trattativa perché la mia società non voleva lasciarmi partire, quindi c'è stato un po' di incomprensioni fino alla fine. E poi agli ultimi minuti è arrivata questa chiamata importante che non ho potuto rifiutare. Senti, no, io ho l'impressione vedendoti a Pisa, ma forse è solo una mia impressione, non lo so, non credo che sia solo mia. Più passavano i minuti e più ti divertivi. Cioè io temevo in genere il contrario, quando uno non gioca da un po' di tempo, voglio dire, a condizione, si parla di precaria condizione. Si dice anche talvolta che la prima partita non è veritiera, perché poi magari il calo ce l'hai dopo. Però a te è successa una cosa strana, passavano i minuti e giocavi sempre meglio, più a tuo agio. È vera questa cosa? Che cosa è successo a Pisa di particolare? Ma sicuramente ha pesato il fatto che non giocassi da tanto tempo. Non avendo fatto un vero e proprio ritiro, sono stato i primi minuti sicuramente sono stati difficili, perché era un po', come si dice in gergo, imballato, quindi, ma anche mentalmente, comunque riprendere su un campo con una maglia pesante come questa, ti sentivi un po' diciamo a disagio tra virgolette, però poi col passare del tempo mi sono scrollato un po' di paura, di tensione da addosso e ho incominciato a divertirmi insomma. Sì, buonasera. Volevo chiedere che tipo di tappa rappresenta Bari nella sua carriera, nel momento maturo della sua carriera, e secondo la sua esperienza che tipo di prospettiva ha il gruppo in cui è arrivato, visto che insomma di Serie B ne ha masticata molta. Sicuramente Bari è una se non la più importante piazza che ho giocato finora, quindi ho personalmente delle aspettative importanti e vorrei dare il massimo per questa città, per questa maglia, e cercherò comunque di dare il massimo per andare più avanti possibile. E riguardo il gruppo, cioè la vittoria? No, col gruppo dai primi giorni mi sono trovato subito a mio agio, perché a parte che in tanti ragazzi li conoscevo, chi ci abbiamo giocato contro, chi nazionale dalle giovanili, chi Ilias che era già con me, quindi probabilmente una decina di ragazzi già ci conoscevamo. Sì, intanto benvenuto Gennaro, vorrei chiederle anche di raccontarci in retroscena proprio di quei minuti, di quella mezz'ora che ha diviso poi la trattativa vera, diciamo, dal termine del mercato, perché il direttore ci ha fatto capire che di fatto lei ha firmato quasi in bianco il contratto con il Bari in attesa poi di definire alcuni punti. Sì, siccome erano gli ultimi minuti
rimanenti. Abbiamo detto io e il mio avvocato, firmiamo le carte, poi vediamo dopo il contratto, insomma, quindi per fare le cose più velocemente possibile, per non perdere l'opportunità, abbiamo firmato subito. Prego Marco Iusco. No, in pratica sì, abbiamo firmato quasi in bianco senza vedere nemmeno le cifre. Che idea ti sei fatto invece su questo campionato sin qui, troppo presto, e soprattutto sulla prossima avversaria Catanzaro, che era partita benissimo e ha preso 5 gol nell'ultima partita contro il Parma? Sicuramente è un campionato difficile, la B è quello, è tutti gli anni che è difficile, mentre Catanzaro sicuramente è una squadra che gioca da un po' di anni con questo sistema, e quindi è una squadra che ha un buon palleggio, ci darà sicuramente del filo da torcere, ma noi dovremmo essere bravi a imporre il nostro gioco. Sì, buon pomeriggio Gennaro, volevo tornare un po' sulle tue caratteristiche, perché volevo chiederti dove ti vedi meglio in questo modulo tattico del Bari come mezzala in alta zona di campo, se ti senti pronto per giocare anche davanti alla difesa. E tornando no, al Catanzaro, vedendo la partita con il Parma, era una squadra che pressava alto, che aggrediva, ma che lasciava spazi in contropiede. Credete che queste qualità possono, che le tue qualità possono adattarsi a questo tipo di partita, visto che sei un giocatore comunque di corsa? Sì, sicuramente il mio ruolo nasce da mezzala, quindi mi vedrei sicuramente meglio da mezzala sinistra. In passato ho fatto anche i play, ma sicuramente abbiamo due giocatori molto forti in quella posizione di campo, quindi lo lasciamo fare a loro, che lo sapranno fare sicuramente meglio di me. Per quanto riguarda La seconda domanda qual era? Sì, come ho detto prima, sicuramente non dovremmo abbassarci troppo e lasciare a loro il pallino del gioco. Dovremmo cercare di imporre il nostro gioco, i nostri ritmi, in modo da fargli male. Quindi quanta fama hai? Fame anzi hai di gol? Ne hai già fatti 10 in carriera, questo Bari segna con la contagocce, quindi sarebbe provvidenziale se tu andassi in gol. Sicuramente sarebbe una cosa importante portare dei gol da parte dei centrocampisti, che fanno sempre bene. Non possiamo sperare sempre nell'attaccante che ci possa risolvere la partita, o un esterno d'attacco, non so. Quindi i gol dei centrocampisti sicuramente sono importanti per tutto il campionato. Speriamo di ripetermi. Sì, salve Campora. È arrivato a Bari in un'annata particolare, quella successiva alla Serie A, sfumata praticamente all'ultimissimo istante. Dall'interno dello spogliatoio si respira, vi siete comunque posti un obiettivo al momento del suo arrivo? Il direttore le ha parlato di un obiettivo, perché c'è chi parla di playoff perché il progetto era triennale, c'è chi parla invece di dover far meglio dell'anno scorso. Insomma, dentro lo spogliatoio che aria si respira in questo senso? Ma in realtà venendo qua pensavo di trovare uno spogliatoio sì, amareggiato per quello che è successo lo scorso anno, ma hanno grande voglia di rifarsi e di riprovare a fare e anche meglio rispetto a quello che si è fatto l'anno scorso. Ovviamente sappiamo che la B è un campionato difficile, ma ci stiamo allenando duramente tutti i giorni per fare il miglior campionato possibile. No, a parte che i gol da parte dei centrocampisti devono essere un obbligo, non devono essere una speranza, perché qui di gol ne facciamo pochi, quindi dovete darvi da fare a segnare anche voi, perché se è solo una speranza lo sai, no? Che chi vabbè, disperato muore, finisce così il proverbio, l'inizio non me lo ricordo. Quello che ti chiedevo, perché è vero che il Bari ha amareggiato e cerca motivazioni per riprendersi, tu sei amareggiato da un'altra parte perché vieni da una retrocessione, quindi qua ci sono due
smanie, due rabbie di tipo differente. Ma noi da lontano ci siamo sempre chiesti, e quindi questa è un'esperienza di vita che hai fatto tu lì a Benevento, come fa una squadra forte come per esempio il Benevento a retrocedere? E non è stato solo il Benevento, l'anno scorso è retrocessa la SPAL, sono retrocesse altre squadre che avevano anche speso parecchio. Qual è l'errore che non va fatto assolutamente? Qual è il filo conduttore che non bisogna perdere per fare un campionato importante e per sperare solo di andare su piuttosto che temere di andare giù? Sì, se avessimo saputo la risposta di questa domanda probabilmente non saremmo retrocessi. Però quello che posso dire è che sì, sicuramente ci sono stati fatti errori da parte di tutti, da noi giocatori, dalla società, dai direttori, altrimenti non è possibile fare un'annata così fallimentare. Quindi da parte mia c'è una grande voglia di rivalsa, di rimettermi in gioco e di dimostrare il mio valore. Sì, Gennaro, credo che adesso noi tutti ci auguriamo che possa ritrovare al meglio, no, la sua condizione e la forma, e anche la gara con il Pisa ci ha dimostrato che in realtà è stato un crescendo. La sensazione è che l'obiettivo principale nel momento in cui il Bari ha deciso di puntare su di lei è di innalzare il livello tecnico e qualitativo del centrocampo. Avverte questa responsabilità, perché chiaramente l'esperienza di Acampora nel centrocampo del Bari, che ha un altro grande esperto come Maiello, potrebbe essere determinante. Ma sì, diciamo che sono venuto qua per mettere a servizio dei compagni le mie caratteristiche, quello che è la mia quello che è il mio passato, insomma, quindi sicuramente sono qui per dare una mano alla società, al mister, ai tifosi. Come ho detto prima, darò il massimo, partendo dagli allenamenti fino al sabato, alla domenica che si gioca. No, io volevo sapere, tu sei venuto in prestito, non sei un ragazzino e sei andato anche altre volte in prestito nella vita. Cosa vuol dire? Qual è la differenza fra sentirsi del Bari o sentirsi soltanto un prestito? Cioè in te in questo momento prevale, in questo momento e fino a giugno, il desiderio di conquistare la stima ulteriore affinché il Bari eserciti il diritto di riscatto? Non so se c'hai l'obbligo tu, non mi ricordo, in caso di promozione, questo non lo so. Dovrei avere, credo, il diritto. Credo il diritto, sì. Sì, ho capito cosa vuole dire. Sicuramente, come ho detto prima, c'è grande voglia di rivalsa, quindi sicuramente darò il massimo, e magari dando il massimo c'è anche la possibilità che il Bari possa riscattarmi. Ovvio, io devo tanto alla mia società attualmente di appartenenza, perché in passato mi hanno fatto rilanciare loro in un momento che magari non era brillantissimo per me. Il presidente Vigorito sa cosa penso di lui, quindi della stima che ho per lui. È ovvio che adesso mi trovo qui e, come ho detto prima, darò il massimo per questa maglia, e non penso al fatto che sia in prestito, penso al fatto che io quest'anno sono di proprietà del Bari e darò il massimo per stare qua. Il Parma che rifila 5 gol a Catanzaro, si candida come squadra da battere, e poi che Catanzaro ci aspettiamo? Il Parma sappiamo che è una squadra importante, che ha fatto da un po' di anni che ha voglia di risalire, lo sappiamo tutti che sta facendo, ha sempre fatto una squadra di vertice, insomma, e ora si trova lì e è sicuramente una squadra importante. Mentre Catanzaro dovremmo stare attenti, perché probabilmente vengono da una brutta sconfitta, quindi vengono sicuramente agguerriti e avranno una voglia di riscatto dopo una brutta partita, quella che è stata.
prima Gennaro accennava un po' le sue esperienze quando era un po' più piccolo nella nazionale, non nell'ambiente azzurro. Le chiedo se ha qualche piccolo rimpianto rispetto poi al percorso di crescita proprio nella nostra nazionale, e quanto magari ha anche pesato su questo il fatto che insomma l'Italia soprattutto in quel reparto avesse sicuramente giocatori di grande caratura. È un pizzico di rammarico, un piccolo rimpianto della sua carriera oppure no? Ma sicuramente sì, perché arrivai all'età di 16 anni alla Spezia, dove ho conosciuto della gente fantastica, tra cui Leo. E in realtà, purtroppo, siccome sono stato fin troppo bene, ho sempre cercato di rimanere lì, quando poi in realtà dalla società lì ero visto sempre come il bambino di turno. Però a me interessava poco, perché io sono sempre stato bene lì. Magari se avessi fatto altre esperienze, magari avrei fatto una carriera diversa. Grazie. E ringraziamo Gennaro Acampora. Grazie a tutti. Salutiamo chi è intervenuto, chi ci ha seguito. L'appuntamento è per domenica.